Quest'anno questo pranzo di Natale nella Galleria Umberto è organizzato dall'Associazione Ristoratori di Santa Brigida, cui va il nostro ringraziamento perché si sono fatti soggetto attivo e consapevole e orgoglioso di questa iniziativa, con la Caritas, con i decanati della Curia di Napoli e con il San Carlo. Noi abbiamo patrocinato e coordinato l'evento come assessorato alle politiche sociali del Comune di Napoli e insieme, in un'ottica di rete e di sinergia istituzionale, abbiamo potuto regalare un momento di serenità a circa 250 persone che altrimenti non hanno, diciamo, come dire, un momento di, anche di conforto spirituale. Non sempre il cibo è sufficiente per colmare le loro difficoltà, quindi noi proviamo anche con la musica del San Carlo a colmare un loro desiderio, che non è appunto solo di cibo. Noi in inverno innanzitutto abbiamo il piano antifreddo, lo abbiamo già adottato dal 9 dicembre al 30 marzo, abbiamo aperto le stazioni metropolitane di museo e municipio corredate di servizi igienici e quindi le persone che non vogliono avere ricovero nelle strutture dedicate a bassa soglia possono essere, diciamo, ospiti lì. Abbiamo poi appunto due strutture a bassa soglia che accolgono i senza fissa dimora che intendano passare la notte da loro e le unità di strada che H24 girano il territorio cittadino e verificano le condizioni delle persone che per motivi diversi purtroppo si trovano a dover dormire per strada. A voi pensiamo per gli occhi di sole. E quest'anno è il San Carlo, dopo anni, sono quasi 10 anni che il San Carlo apre le porte ai nostri fratelli più deboli per il pranzo di Natale e apre le porte del San Carlo. Quest'anno, grazie a una bellissima sinergia creatasi con Caritas, il comune, i ristoratori della zona, abbiamo deciso di portare il San Carlo fuori. Certo, nessuno di noi può pensare che questo può risolvere i loro problemi, ma scaldare un po' il cuore e accompagnarli col bello, penso che questo è un obiettivo che abbiamo raggiunto, perché ogni anno siamo sollecitati quando ancora, magari già a fine novembre, allora il pranzo di Natale, quindi per loro è diventato un appuntamento del cuore.